A che punto è SPID, il sistema pubblico della identità digitale in Italia? Il governo italiano ha chiarito quali sono le modalità con cui chiedere questo nuovo sistema di identificazione telematica. Con SPID si potrà accedere a tutti i servizi online con un'unica identità digitale. Niente più code agli sportelli, ma veloci click da PC, smartphone e tablet. Secondo un'indagine della CGA di Mestre, le società perdevano dai 20 ai 30 minuti in attese al giorno per far compilare il giusto modulo ai loro dipendenti, per un totale di 11.000 euro all'anno, soldi persi che le aziende avrebbero speso volentieri in altri modi. Io ho preso lo SPID, l'identità digitale, sono contento di averlo preso, è una cosa che mi può migliorare molto la vita nel rapporto con la pubblica amministrazione, perché non ho bisogno di altre password per entrare in tutti i siti della pubblica amministrazione. I problemi sono due: ancora tanti siti della pubblica amministrazione non lo usano e ancora ci sono pochi servizi, ma in prospettiva è utilissimo, è come Facebook per collegarsi a tanti siti e essere riconosciuti. Le identità digitali trasformeranno in poco tempo il vecchio sistema burocratico italiano in un triste ricordo, aiutando il nostro paese a rimanere competitivo sui mercati globali. Non saremo soli in questa avventura, perché SPID fa parte di un progetto europeo più ampio. Recentemente è entrato in vigore il regolamento europeo EIDAS. EIDAS sta per identificazione, autenticazione e firme elettroniche. Si tratta di un regolamento che serve per rendere utilizzabili in tutti i paesi europei gli strumenti che sono stati sviluppati in un determinato paese, quindi per esempio a rendere riconoscibile online la carta d'identità elettronica italiana, a rendere riconoscibile online l'identità di un'impresa italiana che vuole operare in uno degli altri paesi europei. Questo è molto importante perché consente effettivamente di ampliare il mercato, di fare un mercato europeo digitale unico, in cui tutte le identità vengono riconosciute nell'altro. Un progetto che partirà a breve sarà rendere riconoscibili nel mondo le individualità digitali, in modo che le imprese possano essere identificate ovunque.